Per il 10° anno consecutivo, l'ormai rodata macchina organizzativa dell'Università degli Studi del Molise ha affrontato i test d'ingresso al corso di laurea in medicina e chirurgia. 373 studenti hanno sostenuto i test predisposti dal Ministero per l'Università e la Ricerca, studenti provenienti da tutto il centro-sud che hanno pazientemente atteso per sostenere la prova, spesso accompagnati da genitori o familiari. Ragazzi, buongiorno, in fila da che ora? Dalle 8 più o meno. E da dove arrivate? Da Campobasso io, sì. Preoccupata? Abbastanza, un po' di ansia c'è, però andiamo, proviamo. Da Benevento. Siete in ansia per questo test di medicina, quando ci sperate? Un poco. Come mai l'Università del Molise? Vicino, più che altro per la vicinanza. Come mai la scelta di medicina? Passione oppure? Passione, passione. Quindi ci speri? Sì, sì, speriamo bene, è la terza volta che lo provo quest'anno. E allora in bocca al lupo. Accompagnata dal papà, da dove arrivi? Caserta. Come mai l'Università del Molise? Beh, comunque è un'università bella, è una città bella, quindi qua. Sei preoccupata per le prove di medicina? Beh, penso sì, un po' tutti. È sicuramente un obiettivo anche entrare in una facoltà così importante. Medicina per quale motivo? Per passione oppure per altre valutazioni? No, per passione, sì, sì, sì. Quali, cosa ti aspetti da questo test? Ovviamente. Sei in ansia oppure sei tranquilla? No, per il momento sono abbastanza tranquilla, ovviamente dopo mi verrà un po' d'ansia, però speriamo bene. Allora, ragazzi, voi da dove arrivate? Da Lecce, la provincia di Lecce. E come mai proprio il Molise, l'Università del Molise? È una università riconosciuta a livello nazionale, comunque ben quotata, e poi la comodità comunque di poter raggiungere casa sicuramente è impagabile. Non è necessario andare lontano, le buone università ci sono anche al sud. E quindi siete partiti presto con un po' d'ansia per quello che vi aspetta oppure sicuri di voi? Ansia tanta, però per combatterla siamo partiti il giorno prima. Una giornata importante anche per chi la vive da fuori? Certamente, i figli diciamo vanno sostenuti fino alla fine. Diciamo che ci auguriamo che se non altro riescano ad esprimersi al meglio, indipendentemente dal risultato, perché i test, come sappiamo, è sempre un terno al lotto, non c'è nessuna sicurezza. Assolutamente vero. E da dove arrivate? A Benevento. E come mai proprio l'Università del Molise? Ma innanzitutto è vicinissima, poi è più tranquilla e studiare nel Molise secondo noi è preferibile in confronto a Roma, dove si potrebbe essere più una vita diversa per uno studente, è meglio nel Molise. Poi noi siamo legati, Sannio. È un prolungamento naturale. Qui a Campobasso la prima volta, fui assunto in banca qua, quindi per me è anche un modo di ritornare qui. Lei anche del Sannio? Sì, di Benevento, lei è veramente di Pievercina, siamo di Pievercina. Avete fatto un giro per la struttura? Avete visto un po' la città universitaria? No, no, sinceramente no, perché siamo venuti stamattina proprio per accompagnare i figli. Speriamo di poterlo fare in seguito, è un buon auspicio. Da dove arrivate? Da Castrovillari, in provincia di Cosenza. Certo che insomma ne avete fatti di chilometri. 300 chilometri più. Come mai proprio il Molise e proprio questa università? Questo l'ha scelto mio figlio, per la verità, forse gli piace il freddo, almeno così ha detto. Ci auguriamo che possa offrire qualcos'altro oltre al freddo. E avete fatto un giro per la struttura, avete visto un po' il campus universitario? No, non tanto. Pensate di attendere qui? No, attendiamo un altro po' che poi ce l'andiamo a fare un giro e poi torneremo. 32, 1, via, inizio la prova, potete avviare le buste. In bocca al lupo a tutti. Alle 11 tutti pronti in aula, con 100 minuti a disposizione per completare i test, sotto l'attenta vigilanza dei docenti e del personale amministrativo dell'Università degli Studi del Molise.